della Rava della Fava siamo finalmente arrivati, dopo tanta attesa, alla prima tappa del Giro d'Italia, la Fossa Cesia Ortona a cronometro individuale. Sono qui in macchina in compagnia del consigliere regionale Pietro Smargiassi e ci stiamo recando alla partenza per assistere appunto alle fasi iniziali della tappa. Cosa rappresenta per l'Abruzzo, Pietro Smargiassi, questo Giro d'Italia? Beh, è una vetrina, certamente è una vetrina importante, non solo sul territorio nazionale, perché il Giro viene seguito un po' in tutto il mondo, quindi una vetrina in cui far vedere le bellezze della nostra terra. Ci saranno tre tappe, oggi è la prima e anche la più importante, perché da oggi ha inizio il Giro d'Italia. E la prima tappa va da Fossa Cesia, che è il centro della costa dei Trabocchi, dove ci sono un gran numero dei Trabocchi della nostra costa, fino a raggiungere Ortona. Quindi elicotteri, telecamere, tutto ciò che ruota intorno al giro faranno riprese su ciò che di più bello possiamo mostrare al mondo intero, le bellezze della nostra costa e del nostro mare. Un'occasione unica, certamente un'occasione unica, un grande colpo di genio di chi ha pensato a utilizzare questo biglietto da visita e farlo vedere a quante più persone possibili. Per noi è una giornata molto importante per la politica, per gli abruzzesi in genere. Siamo certi che il riscontro sarà importante. Non capita tutti i giorni di avere le immagini in televisione sulle reti più importanti, da quelle nazionali a quelle private, dove tutti potranno vedere la nostra costa, il nostro mare, la bellezza del nostro mare, la bellezza dei nostri trabocchi che rappresentano la storia della nostra terra, del nostro mare. Sarà, ripeto, sicuramente un'occasione unica che va sfruttata al meglio, e quindi l'abito è importante per le occasioni più importanti. Su questa specifica tappa, la Fossa Cesia Ortona, che è un cronometro abbastanza inusuale, perché normalmente al Giro d'Italia la prima tappa è un cronometro molto breve, si chiama prologo, giusto per assegnare la maglia rosa da leader del primo di classifica. Questa volta invece pare, a detta degli specialisti, che una gara così lunga, 20 km, che pone gli atleti ad uno sforzo duraturo e lungo, potrebbe creare problemi. Avremo anche una classifica un pochettino, forse con qualche ritardo considerevole. Volevo aggiungere un particolare molto importante, perché l'Abruzzo è terra di mare certamente, ma è anche terra di montagna. La terza tappa, cioè quando il giro tra qualche giorno tornerà su dal sud ripassando per l'Abruzzo, toccherà i nostri monti, che in questo momento sono innevati. Quindi è una tappa davvero molto particolare, non solo per il dislivello, per la quota che andrà a raggiungere, ma perché le strade in questo momento sono completamente innevate. Si correrà tra due muri di neve alti anche 2 metri. Questo sarà molto particolare, perché si partirà oggi nel sole e nel mare per arrivare tra qualche giorno nella neve e nel freddo. Questa è la bellezza della nostra terra, del nostro Abruzzo. A pochi chilometri di distanza puoi trovare un mare meraviglioso, ma anche una neve meravigliosa.